Procioni e procioni, bentornati su Minecraft. Notate qualcosa di diverso? Siamo in 1.14, beh che bella roba. Ci sono tutte le texture diverse. Il vetro sembra più vetro, i muretti sembrano più muretti, le scale sembrano più scale. Cioè, sembra tutto molto molto bello. Guarda che barca che sembra barca, il legno sembra più legno, sembra tutto più bello. Anche Johnny sembra più Johnny. Johnny, Johnny, porca miseria. Johnny, anche tu sei più bello, porca miseria. Fatti vedere qua. Beh, sei bello. Ciao Johnny, cosa guarda il muro? Smetti di guardare il muro. Allora, cosa andiamo a guardare oggi? Oggi sarà un episodio molto molto rapido per farvi vedere due o tre cose. Uno di voi, poco tempo fa, mi ha chiesto se la farm di pesca può funzionare in 1.14. Ebbene, ebbene, la risposta è, ho provato l'altro giorno, sì, la farm di pesca funziona tranquillissima. Pensavo di no, perché hanno detto che il notblock lo cambiavano. Dato che voglio fare i titoli clickbait ignoranti, faremo un micro video in cui smonterò completamente questo obbrobrio di casa e rifaremo la farm di pesca da un'altra parte. Guardate, cazzo, questo. Questa è bellissima così, è molto, cioè a me piace di più, poi dopo, e posso farci anche i muretti con diorite, poliurite, metano e cose del genere. Allora, smonteremo la farm di pesca e la rifaremo da un'altra parte, ne, per inciso, no. Allora, mi prende in giro? Sì, mi prende in giro il gioco, aspettatemi. Ok, comunque, ci rivediamo dopo, appena finisco di buildare. La miseria, cavate di qui. Grazie. Ecco. Oh, adesso che è più pulito, più bello, cominciamo a fare il vero progetto. Allora, il vero progetto si svilupperà lì. Qua ci voglio, in mezzo all'acqua voglio farci la farm di pesca su una barca, cioè, o meglio, su un peschereccio. Perché è giusto che una farm di pesca sia su un peschereccio. Comunque, dato che voglio che sia un episodio veloce, pubblicarlo in giornata, taglio tutto, vedrete il peschereccio già fatto. Ah, comunque una piccola cosa, noto che ha diversi problemi nella generazione del mondo, proprio grafici. Volare con l'elitra è un casino, sbatti ogni 3x2 contro qualsiasi cosa, però le texture della sabbia è veramente figa, mi piace un botto, la userei come pavimento se non facesse un rumore così fastidioso. Vabbè, userò i blocchi più fighi. Va bene, va bene, basta indugiare. Bene signori, la barca è terminata. Allora, non ho mai fatto barche, quindi ditemi voi nei commenti come vi sembra. Mi manca ancora sotto da fare la chiglia, però sono abbastanza contento di come è venuta. Bisognerebbe vederla anche di notte. Ovviamente ho fatto le vele per la maggior parte chiuse, perché farle aperte è veramente difficilissimo. E adesso andiamo a vedere. L'elitra si bugga sott'acqua. Devono rimetterla a posto, la 1.14 ha un po' di problemi. Allora, infatti mi sa che segnalerò il bug. Andiamo a rivedere come si fa la farm di pesca. Allora, la farò di un blocco sotto. Perché questo? Perché sono più comodo così, molto semplicemente. Molto semplicemente sono più comodo così. Allora, mi serviranno un po' di blocchi d'appoggio. La terra va benissimo per il momento. Allora, aspettami. Aspetti. Allora, l'acqua la voglio non qui, ma un blocco sopra ancora. Ah, ecco, vi faccio vedere che anche l'interno è tutto bello organizzato, con il vetro dietro, i colori che mi piacciono. Non è venuta male, non è venuta male. Allora, la faccio un blocco sotto semplicemente perché sono più comodo a fare questa cosa qua, se trovo la fence. Semplicemente sono più comodo a far così e poi a mettere l'acqua qui. E mi serve uno slabettino di questo, va benissimo. Così, perfetto. Così qui ci posso mettere l'acqua e sotto la... che fatica! Porca miseria. Allora, chest. Mi serve già la doppia cesta. Allora, doppia cesta. Cesta è tutto andare. Allora, la cesta la devo mettere qui sotto. Perché qui sotto? Perché volevo avere un po' più di buffer, ma... mi sa che non la devo mettere qui sotto per avere un po' più di buffer, così. Allora, la cesta, la prima, la metterò qua, perché ne ho sempre tre, però mi sarebbe piaciuto averne di più, ma purtroppo non c'è moltissimo spazio e quindi mi accontenterò, anche se in realtà potrei raddoppiarla. Vediamo se ci riesco. Ah, e poi devo andarmi a prendere altri hopper, che da qualche parte li ho, però non mi ricordo dove. Allora, lì la cosa. Poi l'hopper di punta. Vi faccio vedere come funziona il doppio buff. Il doppio buff sarà fatto in questo modo. Allora, sempre aiutandomi con la terra, perché io sono stronzo poi che sbaglio a mettere la terra. Va bene. Sarà un po' brutto da vedere, ma l'importante è il funzionale. Così la seconda e così la terza. Non so quanto spazio rimarrà qui dentro, penso molto poco. Allora, poi dopo faremo così e così. Perché questo? Perché così arriveranno tutti nell'ultima chest come voglio io, altrimenti vanno tutti a caricare un po' più in là.
Allora, altre ceste? Non ne ho, le vado a fare. Sì. Ecco qua. 6 ceste per noi e devo dormire, quindi mi parcheggio il mio letto di nuovo qua e ci dormo. Non so se metterci un letto dentro, credo che non glielo metterò perché non mi va. Ah, la barca ovviamente non è finita, voglio fargli una rete da pesca. Devo pensare a come farla. Ma mi sa che la faccio adesso, poi ve la faccio vedere tranquillamente dall'alto. Siamo saliti di nuovo, torniamo di sotto. Qui ci posso già mettere l'acqua volendo. Dov'è il sito? Ecco, l'acqua c'è. Poi bisognerà mettere la pressure plate. Ah, qui bisogna metterci il blocco note. Il blocco note, se non sbaglio, va qua. E l'iron trapdoor. Guarda, non devo neanche spostare niente. L'iron trapdoor, la pressure plate d'oriolo. Io puntando qui dovrei poter pescare. No, non è vero, devo scendere di un bloccherello. Che stress. Che stress impressionante. Devo fare tutto più alto. Allora, aspetta, cavati di qui. Ridammi l'acqua. Ho sbagliato le proporzioni. Benissimo, benissimo. No, ridammi. Che fastidio. Torniamo giù. Torniamo, ho detto. Dammi di nuovo questa. Torniamo su. Buongiorno. Allora, questo da qua. Questa la sbrindelliamo. La sbrindelliamo. L'ha presa lui. Se le prende, ci ciuccia tutto sto bastardo. Ridammi l'aereo. Allora, torniamo su di nuovo. L'iron trapdoor va. Iron trapdoor. Qua. Ok. Perché io dovrò stare. Se riesco a metterci un fucking blocchetto qua. Io dovrei stare tipo qua, però qui ci va, credo, questo. E io dovrei puntare sopra questo blocco, quindi questo non ci dovrebbe andare. Potrei spostare tutto di uno più in là, ma non ne ho voglia, quindi lo lascio così. Dammi un attimo la canna da pesca che c'ho nella chest, quindi va bene così. Dammi la caffetta perché c'ho pure la caffetta. Comunque, andiamo a finire quello che stavo facendo. Allora, sempre utilizzando i blocchi di terra come appoggio perché sono comodissimi. Sono comodini. Esatto, una va qua così e una così e l'altra va qui così, benissimo. Caviamo la terra, perfetto, e poi dopo ci va un hopper qui e un hopper qua, perfetto. Così dovremmo avere più spazio. Ora devo mettere qualcosina per fermare l'acqua. E potrebbe andare bene qualcosa che ho qua dentro, tipo questa, perché se metto questa qua non dà fastidio e mi blocca l'acqua, dovrebbe almeno. Poi fence che va qui, acqua che va qui, e non sono sicuro se sia obbligatorio avere il blocco, spero di no perché mi darebbe un po' fastidio. Mi scoccerebbe alquanto, ma penso che potrebbe darsi di sì. Dammi la canna da pescala e vediamo se funziona, if it's work. Punta là. Ah, giustamente, se non metto la pressure plate, facciamo poca roba. Pressure plate e sono rincoglionito. C'è qualcosa che non mi va, non mi ricordo più come la fa. Porca miseria, inizio ad essere stanco. Vabbè, aspettatemi. Cioè io rompo questo. Metto questo qui sotto. Forse va. Aspettate che tentiamo, Va, posto. Questo era quello che mi interessava. Perfetto, avete rivisto come si fa la farm di pesca, è molto stupida. Adesso vediamo piuttosto se pesca, e qui sopra io dovrei farci un bucherello. E dovrebbe essere dritto. Ok, perfetto. C'è il buco, c'è tutto. E ci mettiamo qua a pescare. Molto tranquillamente. Questa è la farm di pesca. Non so se sta pescando. Adesso dopo controlliamo. Controlliamo. Sì, ha pescato anche un litro. Frame e projectile protection. Non male. Perfetto. Allora, ora, dato che ho fatto 16 milioni di chest, ce ne parcheggiamo una qua. Ci mettiamo dentro la nostra bellissima canna da pesca. Allora, abbiamo rivisto la farm di pesca 1.14. E detto questo, dove sono i miei razzi? Datemi razzi. Nel prossimo video vedremo le altre cose nuove di questa bellissima, di questo bellissimo aggiornamento di Minecraft, perché questo si prospetta veramente un bel aggiornamento. Qui da Jack e degli Linked Jailer è tutto. Vi ringrazio e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti.